Fratelli e sorelle dei Quattro Anelli, buongiorno, bentornati sul canale. Oggi, per la vostra felicità, al volante dell'Audi A3 Sportback immatricolazione 2023, mancava sul canale soprattutto in questa motorizzazione. Stiamo parlando della 35 TDI, dotata di un bel 2 litri turbo diesel 4 cilindri in linea, ovviamente trasversale, quindi automobile a trazione anteriore, dalla potenza massima di 150 cavalli e ben 360 Nm di coppia. Signori, perché nel 2023 un Audi A3 con questa motorizzazione sul canale? Perché in passato ho provato altre Audi A3. Trovate la prova della Audi A3 Sedan, quindi l'Audi A3 è quella, diciamo, con il bagagliaio sporgente, per i meno tecnici, per i meno addetti ai lavori, dotata del 1500 da 150 cavalli turbo benzina mild hybrid. Trovate la prova dell'Audi A3 Sportback a metano. Trovate la prova chiaramente dell'RS3 con il 5 cilindri da 400 cavalli, quindi trovate già altre tre, ma questa mi mancava e ve la porto perché nelle ultime prove effettuate a bordo di modelli Audi vi ho chiesto esplicitamente di dirmi: ragazzi, che Audi volete vedere sul canale? In moltissimi chiaramente hanno risposto citando i modelli RS, che però sono sempre un po' difficili da trovare per le prove su strada per il sottoscritto. Alcuni mi hanno detto: Dario, perché non hai portato nemmeno una 3 Sportback con le motorizzazioni diesel? Ed eccovi accontentati. Sapete che il diesel per me è un po' come un caro vecchio amico, tutt'oggi presente nella realtà di ognuno di noi e presente in grandi quantità sulle nostre strade. Vi parlo almeno delle mie zone, vi parlo almeno della Lombardia e almeno fuori dai centri abitati, magari nei quali è già stato in parte bandito, soprattutto nelle motorizzazioni più vecchie. Vi porto quest'auto perché grazie alla mia collaborazione con i ragazzi di Sesto Autoveicoli, che anche questa volta mi hanno fornito quest'auto, ho modo di portarvi quest'auto. Ragazzi di Sesto Autoveicoli, che in passato, negli ultimi mesi, mi hanno fornito bene o male tutte le Audi che trovate sul canale. Se siete fan, se siete alla ricerca di un modello dei Quattro Anelli, date un'occhiata nei vecchi video perché trovate bene o male prove di tutti i modelli attualmente in vendita in casa Audi. Ma prima di continuare devo come sempre chiedervi il classico favore. Ragazzi, vi chiedo di lasciare un like sotto questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie mille. A3 Sportback, grande protagonista della storia di Audi degli ultimi bene o male 20 anni, perché spesso mi succede di parlare con persone che mi dicono: mi ricordo ai tempi quando avevo l'A3, mi ricordo ai tempi quando comprai il 2000 TDI, una volta quest'auto vendeva solo 2000 TDI o comunque 1600 la motorizzazione più piccola, e molti di voi sono cresciuti su quest'auto, molti di voi l'hanno acquistata intorno ai 25-30 anni. È stata una pietra miliare della storia di Audi, di tutti gli appassionati. Molti di voi la stanno ancora utilizzando. Parlandovi soprattutto delle versioni di qualche anno fa, è sempre stata un'auto affidabile, versatile, pratica e con motorizzazioni, soprattutto parlandovi di diesel, che hanno fatto 100, 200, 300, 400, mezzo milione di chilometri senza dare grossi problemi. E vi posso garantire che ancora ad oggi, al giorno d'oggi, trovo A3 nelle sue prime versioni con i 2000 diesel, che in strada sono difficili da eguagliare in fatto di prestazioni, perché vanno ancora fortissime queste auto, soprattutto quando non c'erano tutti i tappi e tutti i vincoli inerenti al mondo degli inquinanti. Audi A3, la piccola della casa, la quasi piccola della casa, in realtà c'è la 1 che è più piccola di lei, trovate la prova sul canale, ma automobile che ripresenta anche in questa variante, diciamo da compatta di segmento C, tutte quelle che sono le caratteristiche degli altri modelli Audi. Come vi ho detto già in passati video, se provate un Audi A3, poi vi spostate su un A4, magari vi provate una 6 2000 TDI, salite su un Q3, su un Q5, su un Q7, sempre magari con i motori piccoli perché sono quelli che fanno veramente la differenza nell'esperienza di guida, ma ritroverete bene o male lo stesso family feeling nelle sensazioni, perché Audi, come vi ho già detto, è uno di quei brand che riesce ad essere in equilibrio, quindi molto equilibrato, quando si tratta di valutare un prodotto a 360 gradi. Perché, come succede in questa A3, è fuori da ogni discussione che il modello alla maggior parte delle persone piace, quindi un'estetica che tendenzialmente nelle Audi piace, una tecnologia, un livello di tecnologia che tendenzialmente funziona bene, ottima qualità sugli interni, praticità e spazio a bordo ci sono di solito in tutti i modelli, automobili che anche nella guida hanno questo family feeling per essere sempre automobili semplici, istintive, mai troppo difficili, mai scorbutiche, che danno
hanno questo piacere al volante tendenzialmente perché sono molto stabili, precise nella guida, non tradiscono mai e nelle varianti con trazione 4 hanno anche un alto livello di sicurezza e sempre un ottimo livello di motricità. Queste secondo me sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono i modelli Audi. È così anche su questa Audi A3 e non è una cosa semplice per tutti i costruttori, perché molti su alcune cose peccano, mentre Audi riesce ad avere un eccellente livello di sviluppo sotto tutti gli aspetti. Su questa A3 così configurata, chiaramente perché le configurazioni sono molteplici e sono da prendere in considerazione in relazione alle vostre esigenze, ricordatevelo sempre, troviamo un'auto tendenzialmente rigida. In questa variante con motorizzazione da 150 cavalli troviamo dei fantastici cerchi Audi Sport, credetemi che se il colore esterno potrebbe farvi storcere il naso, ma l'ho fatto per ingannarvi e per farvi credere che sul canale fosse arrivato un S3 che ancora purtroppo non ho trovato. L'S3 è uscita con questa colorazione e in tante immagini la vedete con questa colorazione sul web. Dicevo, cerchio Audi Sport secondo me molto molto bello, ma soprattutto essendo una motorizzazione da 150 cavalli troviamo un MacPherson frontale e un multilink al posteriore, perché su tutte le altre versioni troviamo un ponte torcente al posteriore. Le versioni da 150 cavalli, parlandovi di diesel, sono l'entry level per avere un prodotto che a livello di schema sospensivo sia premium anche all'assale posteriore. Automobile che, come vi ho detto, così configurata è abbastanza rigida, ma è una scelta di chi l'ha configurata, ma è un rigido che non vi rompe mai le scatole, non vi stressa, non vi porta all'esasperazione a livello di comodità. Sentitevi liberi di configurarla anche così, anche se cercate un'automobile abbastanza comoda, perché rimane super vivibile, perfetta per fare lunghi viaggi. Chiaramente è un'automobile che vi godrete al 100% su strade ben asfaltate e ben allineate per quello che riguarda gli avvallamenti dell'asfalto. Se abitate in zone disagiate, sceglietela con un cerchio più piccolo e una spalla più alta e non un pacchetto estetico S-Line, va a abbassare e irrigidire l'auto. Guidabilità che, come vi ho detto, viene portata all'apice su asfalti perfetti e in contesti piacevoli, soprattutto per questa motorizzazione gasolio, perché questa sarà la motorizzazione che molti di voi hanno già scelto e molti di voi magari sceglieranno in futuro per quelli che devono fare tanti chilometri. Al giorno d'oggi, essendo una motorizzazione moderna, entra praticamente ovunque in ogni centro abitato senza problemi. Motorizzazione che, grazie ai 150 cavalli, grazie ai 360 Nm di coppia da 1700 giri motore, riesce a essere davvero piacevole nell'utilizzo. Piacevole perché l'automobile è ben insonorizzata, quindi a meno che non facciate kick down, quindi a meno che non andiate a pestare con decisione sull'acceleratore portando i giri motore a quota 5 dove entra il limitatore, il rumore è sempre molto molto controllato in abitacolo, le vibrazioni sono davvero poche anche se è un diesel. È un'automobile che già da bassi giri motore vi offre tantissima schiena, tantissima spinta. È un bel turbo diesel che, anche se non è un 6 cilindri, anche se non ha troppi cavalli, anche se rispetto al passato è stato molto educato, perché se provate un Audi A3 di 15 anni fa con il 140 cavalli vi accorgete delle differenze a livello di erogazione, questa è molto più educata, è molto più lineare, ma il motore spinge, non c'è niente da fare, questo motore ha sempre spinto e anche oggi nel 2023 ha un'ottima spinta, vi svincolate da tutte le situazioni, è abbastanza reattivo e soprattutto arriva tutto nella parte bassa, quindi avrete tutto subito, non vi servirà neanche scalare la marcia. Parlando di marce, troviamo su questo esemplare un cambio automatico a 7 rapporti a doppia frizione che vedo particolarmente indicato accoppiata a questa motorizzazione fatta per macinare chilometri. Pur non essendo un cambio assolutamente sportivo, è un ottimo compagno di viaggio perché è sempre intelligente, gestisce abbastanza bene salite e discese. Ci sono dei paddle dietro il volante in materiale plastico che possono essere utilizzati per gestire i rapporti manualmente. Come vi ho già detto, è un cambio pensato per la morbidezza, per la tranquillità e per il passeggio piuttosto che per la sportività. Rimane comunque uno dei migliori cambi a doppia frizione in questa fascia di prezzo sul mercato. Piccola parentesi, motore che va particolarmente a braccetto con questo cambio e anche i consumi sono davvero eccellenti, li vedremo poi. Completa un'esperienza, un impianto frenante che a me è piaciuto ed è piaciuto soprattutto per la modulabilità del pedale del freno, perché è ben gestita ed è bello progressivo. Mi è piaciuto a livello di sterzo, nulla di particolarmente sportivo, bello morbido quando si decide di far manovra a bassissima velocità, diventa via via più duro e più rapido nei movimenti aumentando la velocità di percorrenza. Come sempre le Audi secondo me non sono delle campionesse di inserimento, quindi inserimento in curva
buono, come abbiamo già visto, ma non fulmineo. Se la cavano estremamente bene in fase di percorrenza, perché sono automobili facili e che hanno sempre tanto grip, soprattutto se ben gommate. Uscendo dalle curve, come sempre, fenomeni di sottosterzo ben gestiti dall'elettronica dell'automobile, elettronica ben tarata e ben studiata dai tecnici Audi. Internamente, ragazzi, nulla da dire, la configurazione la sappiamo già dagli interni, con l'Audi Virtual Cockpit frontale, lo schermo laterale del sistema di infotainment che abbiamo già visto in tutte le ultime prove registrate a bordo di Audi, e sono contento che, a differenza delle top di gamma, ci sia ancora il climatizzatore con i tasti fisici che come sempre suonano davvero bene, ben costruiti, bel materiale. E gestione intuitiva e pratica, appunto grazie al fatto che ci siano ancora questi tasti, a differenza di uno schermo da guardare e da dover premere. Consumi, prezzi e difetti particolari. Motore diesel di riferimento in casa Audi per i 2000 TDI, mi sarei aspettato un eccellente consumo e così è. Come tutti i 2000 Audi l'ho trovato solo un po' assetato nelle percorrenze più ostiche, cioè quelle dei centro abitati e delle basse velocità con tante interruzioni, perché in quel caso siamo a 12-13 km al litro. Vi ricordo che la mia automobile ha meno di 1000 km, quindi è totalmente nuova, si deve ancora slegare, sicuramente i consumi diminuiranno. Il mio consumo medio dopo quasi una settimana di utilizzo si è attestato a 21,8 km al litro. Chiaramente contesto ideale, extraurbano rilassato, ma anche autostradale, dove il cambio a 7 rapporti vi consente di tenere un basso numero di giri e un basso livello di rumorosità generale del propulsore e dell'auto. Parlando di prezzi, mi sono fermato, ragazzi, così prendo direttamente il listino che mi hanno dato i ragazzi di Sesto Autoveicoli. Audi A3 Sportback 35 TDI S-Tronic, quindi con cambio automatico, S-Line Edition, quindi un pacchetto S-Line installato sull'automobile. Si parte da 39.466 euro. Gli optional presenti a bordo sono i cerchi Audi Sport da 1.380 euro. Ci sono i fari Matrix LED, quasi obbligatori se acquistate un Audi, da 850 euro. Guscio specchietto esterno nero 130 euro. Interno in look alluminio 100 euro. Pacchetto estetico nero plus da 610 euro. Sedili anteriori sportivi 440 euro. Si aggiunge un supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori da 330 euro. E un volante in pelle con profilo sportivo tre razze appiattito nella parte inferiore da 140 euro. Chiude la configurazione questo pacchetto equipaggiamenti in Italia da 2.800 euro, che non specifica gli optional che offre. Prezzo della vettura che vedete nelle immagini 47.696 euro. Chiaramente da scontare, questo è il prezzo che ho in mano. E il colore, quasi me lo dimenticavo, è il giallo pitone metallizzato. Prendetene atto, prendetene nota. Riparto invece per parlarvi di difetti particolari. Trovare un difetto su un Audi del 2023, ragazzi, è cosa abbastanza ardua, perché come vi ho detto sono automobili molto equilibrate sotto tutti i punti di vista. Generalizzando sul mercato tedesco, vi dico che se vedete un'automobile basica e vedete un'automobile come questa ben allestita, c'è davvero un abisso. Quindi dovrete, se volete qualcosa di dignitoso, mettere mano al portafogli per allestire per bene la vostra automobile. In secondo luogo, parlando di abitacolo, per me la scelta dei materiali in casa Audi è davvero buona su tutti i modelli. Avrei preferito limitare l'utilizzo del nero lucido e avrei preferito magari curare alcune plastiche lontane dalla vista, posizionate nella parte abitacolo bassa o sul tunnel centrale, dove ci sono portabibite e i vani portaoggetti, che non vi ho detto, tra l'altro, sono davvero ottimi. Meglio che su A6 e Q8, perché il posto è maggiore. Ho i vani portaoggetti per buttare il telefono, per buttare il portafogli e le chiavi appena salito in auto. Ultimo ma non ultimo, che non è un difetto ma è una caratteristica di fondamentalmente tutti i modelli Audi, per chi cerca una guida più briosa, più emozionante, più divertente, più instabile in generale, quindi un'automobile più da combattere più che da secondare, i modelli Audi offrono tutti un feeling molto rilassato, molto tranquillo, molto sicuro ed estremamente stabile. Quindi sta a voi capire se sono il prodotto adatto per voi, e sono sicuro che per il 90% degli acquirenti le Audi sono automobili a livello dinamico soddisfacenti, perché non tutti vogliono farsi i tornanti e le rotonde di traverso, o se eventualmente non sono il prodotto che fa per voi. Questo è frutto esclusivamente delle vostre esigenze, delle vostre
valutazioni. Ragazzi, io come sempre ho parlato fin troppo, fatemi sapere se avete avuto con tanta nostalgia negli anni passati le Audi A3 di vecchia generazione, fatemi sapere quanto le avete pagate, quanto andavano e come vi siete trovati. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo test drive, nella prossima prova su strada. Ciao ragazzi!